Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi facciamo una piccola sessione di restauro della casa, di me, di tutti, perché è un po' tutto disordinato, quindi mettiamo a posto. Senza perderci in chiacchiere, buona visione. È venuta la mia amica a fare un po' di compiti assieme, poi ci siamo un po' divertite, quindi adesso vi faccio vedere un po' com'è la situazione e mettiamo a posto. A parte i miei capelli, veramente orribili, che sciogliamo intanto. E rileghiamo perché non riesco a fare nulla con i capelli sciolti. Meglio rilegarli di nuovo. Ok, già meglio. E ho dato una pallina a Olaf prima perché sono venuti un attimino a casa i miei zii. E se a Olaf non dai qualcosa per distrarlo, ti salta addosso perché è felice ovviamente. Però adesso, visto che l'ha tutta rotta, mangiata, la tolgo e la butto via. Devo riuscire a togliergliela dalla bocca. Questa? Sei fermo? Prendiamo. No! Dammi la pallina. Sei fermo? Prendiamo altri pezzettini. Guarda che disastro che hai fatto! Piano! Stai fermo! Stai fermo! Questa. Parte la pallina! Ce l'abbiamo fatta. Porca planet, questa è la fine delle vostre palline. Nonostante oggi non sia molto felice, andiamo a buttare tutti i pezzettini che ha fatto. Eccoli qua. Ora mi lavo le mani, tra l'altro una mano perché l'altra, cioè devo lavare tipo due dita perché non posso bagnare la fasciatura, che tra l'altro mi sono fatta firmare da una mia amica che appunto è venuta a casa mia adesso. Mani pulite, adesso continuiamo. Tra l'altro mi sono vestita per metà, cioè ho solo il pantalone addosso, perché mentre mi stavo vestendo la mia amica è arrivata, quindi ho detto vabbè, siamo mezzi in pigiama, mezzi vestiti. Quindi prima di tutto metto anche a lavare il bicchiere che ha usato lei. Dopo facciamo, lavoriamo un po' i piatti. Qua mettiamo a posto la cuccia dell'Olaf, che mettiamo qui, e tiriamo su ancora pezzettini di pallina perché li ha messi ovunque, cioè sulla cuccia, dappertutto veramente, non lo so, tutti qua. Qui invece dove Olaf si è appena messo c'è il tappettino perché questi giorni ha piovuto, solo che oggi c'è un sole, un bel sole, quindi adesso lo toglieremo perché appunto quando piove, tra Olaf che ha le zampe bagnate, tra noi che abbiamo le scarpe bagnate, appunto asciughiamo qui i piedi e poi lo mettiamo a lavare, quindi adesso lo metto a lavare. Ora però sistemo qui la TV perché abbiamo giocato a Just Dance su YouTube, perché c'ho Just Dance, ma non c'ho voglia di prenderlo, mettere tutto il CD e tutto, e quindi ho detto mettiamo semplicemente un video di YouTube di Just Dance e basta. Però non chiudo tutto, intanto io guardo un bel video così mentre sistemo ho compagnia. Ok, sono andata sul canale di Miriana Ritano e intanto guardo un cleaning with me che mi rilassano sempre un botto, quindi lo metto su. Ciao ragazzi, nel mentre no, salta così sistemo qui il tavolo, che ci sono un po' di libri, quaderni, penne, roba. Ok, ho portato tutte le cose che avevo di lì, anzi me ne manca qualcuna che ho lasciato di là, le ho portate qua. Adesso sistemiamo. Posto penne, poi matite che avevo preso. Ok, altra grigiore, mia scrivania, la mia camera è tutto un casino, quindi oggi devo assolutamente sistemare perché non riesco a capire nulla con il disordine. Poi ho questi trattopenne e l'astuccio che vanno nello zaino, quindi li metto qui. Poi i quaderni di matematica li tengo qua perché dopo devo fare gli esercizi.
invece inglese lo posso mettere via. Sia il quaderno che il libro. E anche il libro di matematica perché non mi serve adesso. No. Adesso, come vedete qui dietro, il letto non è ancora fatto, ma non riesco con il dito, quindi chiederò a qualcuno che mi aiuti a farlo. Ho giocato con un amico appunto a salsiccia pazza, quindi adesso lo rimettiamo via. Qui. Ok, perfetto. E adesso ho un po' di felpe, vestiti, roba da mettere via, solo che prima mi vesto, quindi decido che mettere sopra, oltre a questi pantaloni bellissimi, e creerò questa felpa appunto, quindi mi sa che me la tengo fuori, e poi metto metto a posto gli altri. In più credo che, visto che voglio mettere questa felpa, non metterò nemmeno una maglietta sotto, cioè terrò la canottiera, perché questa è abbastanza grossa, quindi non c'ho poi, cioè non posso neanche mettere le magliette strette sotto, perché sennò non ci passo qua, e niente. Quindi tengo la canottiera e poi sopra la felpa. Ed eccomi qui, bella che vestita, con anche una salviettina umidificata. Tra l'altro questi pantaloni mi piacciono un botto perché vanno indossati a vita bassa e c'è questa scrittina che non so sinceramente che cosa ci sia scritto, ma che vanno appunto risvoltati così. Mi piacciono troppo. Non molto da indossare, ma posso dire diversi dal solito. Belli. Piaccio molto anni 2000. Adesso quindi piego il pigiama che prima anche di mettere a lavare, dopo vedo se riesco ad averlo per questa sera, lo metto a lavare, se no lo metto a lavare domani mattina. E pieghiamo prima i pantaloni e poi la maglietta che è quella appunto che ho appena tolto. Questo pigiama, se lo stesse chiedendo, è di Primark, che è molto carino perché è abbastanza leggero, ma è comunque in ciglia, quindi un po' pelosetto e tiene caldo, e secondo me appunto è perfetto per questa stagione che non fa né troppo caldo né troppo freddo. Primark top di Winnie the Pooh. Poi martedì sono andata appunto al pronto soccorso per il dito, che poi ho scoperto che era rotto, e avevo preparato questo zainetto che non ho più svuotato, quindi adesso lo svuotiamo. Delle cuffiette, poi un pochino di fazzoletti che tengo e anche una salviettina per gli occhiali che tengo qui, e poi nella tasca grande c'è un beauty che adesso vi faccio vedere cosa c'era e un libro. Basta mi fare dei calzetti che ho trovato con le rene, cioè me li ha trovati lei, ma che adesso non mi servono, quindi li metterò allora. Quindi il libro lo metto qua nella mia libreria. E vi faccio vedere appunto che cosa c'è dentro questo beauty che mi ha regalato tra l'altro la nene. C'è uno specchiettino, così. Poi un mascara perché ovviamente, cioè, io posso toccarmi in ospedale? Ovvio che sì. Quindi mi ero portata il mascara e poi mi sono dimenticata di mettere, ma dettagli. Quindi avevo anche questo. E poi ho un lavellino così, di quelli a gloss. Mi era mancato tantissimo. E un altro di questi lip balm di Sephora. Così. Molto 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 carino. Quindi adesso metto un po' a posto tutto e metto un po' di mascara. Così giusto per non sentirmi vuota. Raga, giro questo specchietto. È troppo bello. C'è proprio That Girl. Wow, stupendo. Perché è super compatto. Così. C'è una parte in cui si vede pipì, cioè normale, e una parte in cui è ingrandito. Super carino anche fuori. Bello, ci piace. Vado giusto giusto a mettere appunto un po' di mascara, ma così, giusto perché mi è venuta voglia, l'ho visto, ho detto, ma sì, mettiamo. Anche perché magari forse dopo devo uscire, quindi sono già pronta. Ho dei capelli orribili oggi, giuro, non so perché. Oggi dopo tipo 4 giorni di diluvio universale, cioè un po' di sole, comunque il tempo è un po' più carino, quindi va bene, dai. Non piego nemmeno le ciglia, cioè vado proprio a metterne un poco. Così, questo mi piace come mascara. Poi vi faccio vedere quello che faccio, perché è naturale, le districa bene, le allunga.
è proprio quando, secondo me è anche un po' troppo naturale, cioè le vorrei un po' più spesse le ciglia, quando secondo me non, anche tipo per i cast o qualcosa che puoi truccarti ma non devi truccarti tanto, secondo me questo è perfetto, cioè è proprio quel mascara che dici non mi trucco, metto questo, che alla fine è sempre un po' di make-up, però è veramente poco leggero, ci sta. Tra l'altro tantissimi di voi su IG mi hanno chiesto quando arriverà la mascara di Swed, e mi arriverà mercoledì, il 3 di aprile, quindi dopo l'introduzione di musica avrò una bella sorpresina a casa. Non so perché qui si è applicato in maniera diversa, vabbè, comunque non vado ad abbondare, cioè non vado a esagerare, ok, non mi viene, perché voglio proprio un effetto leggero leggero. Metto un po' di questo di balma, così giusto per non stare alla brunude, e se volete un make up, proprio un make up quasi, che quasi nemmeno si può classificare come make up, un po' di mascara, in particolare questo è molto bello, non mi ho nemmeno detto che mascara è, labbra secchissimo, è quello di Kiko, comunque per il 25esimo anniversario del brand, insomma, che però non c'è più il negozio, guardate raga, non c'è più, mannaggia, mi piace tantissimo, solo che appunto è di una collezione un po' vecchietta, quindi non c'è più, guardate. Allora, però magari volevo stare senza trucco oggi. Vabbè, mi ero già dimenticata. Adesso andiamo a sistemare questi capelli che non so che senso abbiano. Nel mentre ho anche aperto un po' la finestra di camera mia, mi pulisco con gli occhiali, ma mentre. E mi sono appunto anche un po' sistemati i capelli, li ho pettinati e ho fatto con la pinza, insomma. Comunque sì, uffi, volevo rimanere senza mascara, senza niente, ma io mi dimentico, così mi parte una pazzia e vado. Intanto ho anche ricostruito, diciamo, la parte qui, aia, dei miei lip balm, perché ne mancavano tipo metà. E adesso scartiamo il mio calendario filosofico. Oggi è il... Beh, ho anche dimenticato di dare l'orologio, che adesso andiamo anche a prendere. Però non so che, sia, sì, che giorno sia. Perché i miei vicini devono urlare, io non lo so. Vabbè, comunque oggi è venerdì, sì, quindi qua siamo al 26, vabbè, quindi devo andare ancora avanti, dovrebbe essere 29 oggi, sì, è 29. Tra l'altro, cosa che procrastino da 3 giorni ancora, ho lo zaino, questa, la borsa del computer che ho dovuto portare a scuola, non l'ho nemmeno usato perché sono poi andata a casa perché avevo male al dito, quindi adesso tiriamo fuori il caricatore, il computer, il mouse l'ho già tirato fuori prima, quindi va bene. È pesantissima sta roba. E mettiamo via tutto. Ok, alla fine ho rimesso tutto dentro la borsa e ho messo via tutto. Adesso devo accendere il computer perché devo fare una recensione. Quindi mi metto a farla adesso. Poi per questa settimana ci sono un sacco di cose, quindi mi scrivo bene tutto, se no vado in tilt. O meglio, non ci sono tante cose tipo verifiche, interrogazioni e roba, ma ci sono più che altro tanti compiti scritti, visto che ci sono le vacanze di mezzo, quindi adesso mi scrivo tutte le cose che ho e poi sottolineo insomma quello che ho fatto. Quindi intanto prendo il libro da me, Mille Baci, bellissimo libro questo, uno dei miei libri preferiti, e faccio la recensione scritta, perché dobbiamo fare anche tipo una specie di disegno, insomma, completare le cose che l'ho già fatto. E niente, quindi devo fare questa cosa scritta che in realtà era per ieri, ma ieri eravamo già a casa, cioè era giovedì, nel senso eravamo già a casa, quindi vabbè. Io mercoledì non c'ero a scuola, quindi neanche martedì, quindi gliela darò mercoledì quando torno. Intanto tengo anche la finestra aperta, che fa abbastanza, cioè no, caldino, però adesso si sta bene con la finestra. Sti capelli, vi giuro, sono tipo mezzi elettrici, mezzi qualcosa, non lo so. Solo che non c'ho voglia di raccoglierli con l'elastico, quindi ma sì, prendiamo un mollettone, ma mi raccolgo tipo così, così
Così sono un po' più su, vabbè, sto giù fondato, ma... Vabbè, teniamo così. I don't wanna feel